Gianni Riotta. Segretario, con grande piacere ti ho sentito dire il populismo porta sempre a destra. Abbiamo detto e scritto tante volte in questi anni prendendo botte da Orbi, da giornali, da siti, quindi da ora in poi ci scriviamo sulla maglietta questa tua frase, dice Bersani, populismo butta sempre a destra. Perché è vero. Allora, volevo fare una domanda, ne avete già parlato sulla disoccupazione giovanile, perché oggi il dato colpisce Stati Uniti, Europa, Italia. Allora, hai parlato di intervento pubblico, rilancio, eccetera, però dobbiamo anche attrarre qualche capitale, qualche investimento dall'estero. Che cosa possiamo fare? Due, sicuramente l'agenda digitale è una di quelle in cui più si crea sviluppo. Anche lì, che cosa possiamo fare? E tre, non c'entra niente con l'occupazione, ma andiamo a votare con questo sistema elettorale o lo cambiamo? Grazie. Allora, in corso nel mondo c'è una specie, fra virgolette, di guerra per strappare lavoro, questo è il punto. E quindi c'è una dimensione, diciamo, occidentale, in particolare europea, del problema che è molto preoccupante. Io credo che per portarci lavoro noi dobbiamo stare assolutamente su una dimensione che, primo, tenga il livello alto di competizione. L'agenda digitale è uno dei titoli che in Europa l'altro giorno è stato indicato come elemento per consentire una marginalità di investimenti anche, diciamo, al di là del pareggio di bilancio. Per l'Italia vuol dire molto. Noi adesso PD abbiamo un nostro programma sull'agenda digitale che credo sia reperibile facilmente. Quindi stiamo sui livelli alti della competizione e un'industria orientata ai temi ambientali. Un'industria orientata, diciamo, al risparmio dei beni comuni e così via. Questo è, diciamo, la prima grande cosa. Secondo, noi dobbiamo muovere un po' il mercato interno. Nessuno al giorno d'oggi può campare solo di esportazioni. Se noi sommiamo tutte le previsioni di esportazione dei principali paesi, dovremmo concludere che dobbiamo esportare su Marte. Qui bisogna che ogni grande area del mondo, la Cina naturalmente, gli Stati Uniti eccetera, ma anche l'Europa, sviluppi un po' di più il mercato interno, cioè metti in moto tutte le risorse che ha di risparmio, metti in comunicazione i mercati. Non è vero che abbiamo un mercato unico europeo, bisogna rivitalizzare l'economia europea mettendo in moto anche risorse interne. Ecco, su queste due chiavi, che poi hanno naturalmente tutta una sottospecie di programmi, di progetti, eccetera, credo che si possa fare qualcosa. Certamente la dimensione nazionale è un po' insufficiente su questo, però intanto è importante che l'Italia si metta su queste strade. Quanto alla riforma elettorale, stiamo ragionando anche in queste ore. Io ho dovuto prendere atto con grande dispiacere, francamente, ma mica per il PD, per l'Italia, che non c'è verso di convincere a fare un doppio turno, che è il modo più sensato di cercare di compattare il sistema politico, di dargli una freschezza, un rapporto con i cittadini. Non c'è verso, per ragioni che, quindi noi non abbiamo la maggioranza in Parlamento, e quindi il nostro tema è, vabbè, allora ci prendiamo sul porcellum? No, noi stiamo ragionando comunque attorno a due paletti. Il primo è, grosso modo, quella sera lì il cittadino deve sapere chi governa. Secondo, il cittadino deve poter guardare in faccia il suo parlamentare e poter quindi avere voce in capitolo, conoscenza diretta del suo parlamentare, e questo per noi è un sistema che non passa per le preferenze, che ci porterebbero a tutta una vecchia storia, ma passa per un'organizzazione per collegi territoriali. Stiamo insistendo su questi punti, stiamo ragionando, è chiaro che i tempi a questo punto sono stretti. Io immagino che fra pochi giorni, ecco, si saprà Se si riesce a concludere questa cosa. Io mi auguro francamente di sì. Naturalmente poi bisogna prospettare al Parlamento, tutti hanno diritto di dirla propria ovviamente sul tema elettorale, ma le principali forze che sostengono il governo Monti credo che abbiano questa responsabilità adesso.